Ora finisce la partita. Giorno 24. Porco il demonio! Guardate Ted! Che cazzo è successo? Sì. Vaffanculo! Si è ammalato aprendo la porta. Ciao a tutti, io sono Cronox, ben ritrovati nel mio canale. Come sempre, prima di iniziare, saluto alcuni miei iscritti. Quest'oggi saluto Ralox Channel, Aceri1 e Nikon00. Vi ringrazio per il supporto. Prima di andare a giocare, voglio avvertirvi che nel caso vi siate persi il FAQ 500 iscritti, ieri è uscito appunto, e quindi andatelo a vedere assolutamente, perché come obiettivo preposto per quel video dobbiamo raggiungere 100 like, quindi confido in voi, ce la possiamo fare tranquillamente, quindi andateci e spolliciate. Ma oggi, dopo tantissimo tempo, torniamo su 60 Seconds. Me l'avete chiesto in tanti di portarlo, io lo porto con gran piacere, essendo il primo gioco che ho portato sul canale, quindi andiamoci subito, mi voglio immergere nell'avventura. Eccoci qua, voglio ascoltare questa canzoncina che è da tempo che non l'ascolto. Che emozione risentirla dopo tanto tempo, ma andiamo subito a giocare. Andiamo sul new game, Apocalypse. Stavolta faremo Tsarbomba, ovvero la modalità difficile, sperando di riuscire a vincere. Iniziamo! Ecco Ted, da quanto tempo non lo vedevo. Ok, non perdiamoci in chiacchiere, prendiamo subito qualsiasi cosa riusciamo a prendere. Perché va... Sei un po' ingrassato Ted, da quanto vedo, vai lentissimo. La valigia si prende 3 slot, porca puttana. Qua c'è la radio, la dobbiamo prendere assolutamente. Mi serve Timmy, dov'è Timmy? Dobbiamo trovare Timmy. Cazzarola, dov'è Timmy? Dov'è Timmy? Eccolo qui, Timmy. Vieni qua. Prendiamoci il libro delle giovani marmotte. Che altro possiamo prendere? La torcia. L'acqua. E che altro prendiamo? Un'altra acqua. Sì. Lì cosa c'è? Cazzo, non si prende, ragazzi. Ok, si è preso. Riusciamo a prendere una zuppetta, sì. Vai, 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 vai. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, meno male. Ok, non so se abbiamo preso abbastanza risorse, spero di sì. Giorno 1, vediamo un po'. Allora, scarseggiamo d'acqua, la cosa non è per niente ottimale per la nostra sopravvivenza. Ma vabbè, cercheremo di prenderla durante l'avventura. Nel giorno 1 ovviamente non faccio né bere né mangiare nessuno, quindi andiamo subito al successivo. Giorno 2 stessa cosa, non li faccio né mangiare né bere. Andiamo avanti, quindi non li faccio nemmeno uscire che è rischioso. No, iniziamo male. Dobbiamo salvare una di queste cose perché c'è un terremoto. Che palle, salvo la radio perché è la cosa più importante per la sopravvivenza. Ecco, si è rotta la mappa. Vediamo un po'. No, non facciamo ancora né mangiare né bere nessuno e non facciamo uscire nessuno. È inutile leggere poiché non ce l'ho nemmeno la mappa, quindi andiamo avanti. Ora facciamo bere entrambi, credo. Vediamo un attimo. Eh sì, hanno sete, quindi li facciamo bere. Allora, non li voglio far uscire perché rischiano di morire essendoci le radiazioni. Non ho portato la maschera antigas, purtroppo. Dobbiamo stare un po' nello shelter per il momento. Non ci sono delle notizie. Stanno bene, credo. Sì, stanno entrambi bene. Andiamo avanti. Allora, un telefono, c'è una chiamata. Però non voglio rischiare di fare uscire uno dei due per vedere. Ho rischio, ragazzi, cosa mi dite di fare? Devo rischiare? Mi dite che nella vita bisogna rischiare? Sono d'accordo con voi, però faccio uscire Timmy perché se muore lui, sti cazzi. È tornato. Vediamo un po' cosa è successo. Allora, pensavo che ci davano qualcosa, sinceramente. Invece, niente, erano dei sopravvissuti da Town of Hill Valley. Non me ne frega un cazzo, sinceramente. Allora, ok, Timmy è tornato. Dice che sta bene. Stessa cosa Ted, quindi andiamo avanti. Non li faccio uscire ancora. Cos'è qua? Ah, sono
i coccodrilli, giganti coccodrilli verdi, penso che siano in realtà gli insetti radioattivi. Usiamo il libro delle giovani marmotte per risolvere il tutto. Ed ecco risolta la situazione. Stiamo al giorno 7. Ted ha fame e a breve ha anche sete. Timmy invece non penso che abbia né fame né sete, quindi lui non mangia. Facciamo mangiare solo Ted e non facciamo uscire nessuno. Nel frattempo disegni molto incoraggianti. Ted è sempre molto annoiato. Allora, Timmy ha fame, Ted vuole bere. Facciamo bere Ted e facciamo mangiare Timmy. Non facciamo ancora uscire nessuno. Le notizie attraverso la radio, credo. Vediamo un attimo, sperando che non si rompa. Ok, è tutto a posto. Vediamo cosa è successo. Allora, il governo, no, come sempre, non ha dato niente di preciso. Quindi, niente di che. Timmy vuole bere. Ted sta bene. Facciamo bere Timmy. Penso sia di nuovo il cellulare. Eh sì. Facciamo rispondere sempre Timmy. Vediamo un attimo cosa succede. Ok, sta bene. Niente di interessante ci hanno detto, ragazzi, nella chiamata. Quindi non sto nemmeno qua a tradurre perché è inutile. Timmy sta bene. Però vuole bere. Ma non l'avevo fatto bere prima. Ted invece sta bene. Io ricordavo di averlo fatto bere, ma vabbè. Dobbiamo di nuovo usare il libro delle giovani marmotte. In pratica serviva per riparare la mappa. Eccellente. Finalmente un colpo di fortuna. Timmy è nelle sue condizioni migliori. Ted vuole bere. Lo facciamo bere e ora Timmy dovrebbe uscire, credo. Esattamente. Facciamo portare con lui la torcia e un bel fucile. Speriamo che torni. Mi raccomando, Timmy, torna. Giorno 12 siamo rimasti solo con Ted. Speriamo che vada tutto bene. Ted sta bene, non vuole niente. Allora, non ho capito niente, se devo essere sincero. Però non voglio rischiare, faccio la X. Se c'era Timmy, facevamo fare lui lo sporco lavoro. Lo stomaco di Ted inizia a brontolare. Timmy ancora non è tornato. Ted ora ha fame, lo facciamo mangiare. Ok, vuole bere. Col cazzo che ti faccio bere. Aspetta domani. Allora, dobbiamo usare la mappa per indicare la posizione geografica in cui ci troviamo. Metto un posto a caso, metto qui. Ok, vediamo un attimo se succede qualcosa. Giorno 16, Timmy ancora non è tornato. Nel frattempo è cresciuta la barba a Ted. Vuole bere, stavolta ti faccio bere perché hai resistito per un giorno e hai fatto un ottimo lavoro. Allora, abbiamo bisogno di aprire la porta. Questo pomeriggio, fresh. Da quanto ne ho capito, non ci stanno più le radiazioni, credo. Allora, io non apro perché non voglio rischiare. C'è solo Ted, come ho detto, se c'era Timmy. Eccolo, è tornato Timmy. Vediamo cosa ha portato. Vedo già la maschera antigas. C'è una cosa positiva. Però se hai portato solo questo, sei abbastanza inutile, Timmy. Ha portato due bottiglie d'acqua e la maschera antigas. Poteva andare molto meglio, però poteva andare anche molto peggio. Ha fame, Timmy. Ed è anche molto stanco. Ted, invece, credo che stia bene. Ok, facciamo mangiare. Voleva solo mangiare? Sì. Lo facciamo mangiare, Timmy. Abbiamo visitato una giovane donna oggi. Lei è in missione. Una cosa riguardo al fratello. Però ci sono dei banditi. Cazzo, facciamo andare. Ah, non può andare Timmy, quindi deve andare per forza Ted. Non lo so, rischiamo stavolta, ragazzi. Vediamo cosa è successo. Allora, ha chiamato un gruppo di amici, la donna. Abbiamo avuto successo con la missione. Sì, però non mi interessa, io pensavo di ricevere qualcosa in cambio, invece non abbiamo ricevuto un cazzo. Timmy ha ancora fame e anche sete. Per il momento mangi solo. Ted potrebbe uscire. Scarseggiano un po' le risorse, però penso che possiamo resistere ancora un po'. Niente di niente in radio. Timmy ha ancora fame. Che palle. Vuole anche bere. E lo stomaco di Ted sta iniziando a brontolare nuovamente. Facciamo solo bere Timmy. Dice che Ted potrebbe anche uscire, però non voglio rischiare. Voglio far uscire solo Timmy. Che cazzo è qua? Nel dubbio usiamo la radio, sperando che non si rompa. Giorno 20. La radio è ancora intatta, mi fa piacere. Timmy è ancora affamato. Ted ha pure ha fame. Due coglioni proprio. Li facciamo mangiare. Timmy però non può ancora uscire, questo è un problema. Sì, parliamo con Timmy.
Giorno 21, Timmy lo vedo sempre stanco, quindi non può uscire. Ted credo che sta bene, però ha sete. Facciamolo bere. Timmy ancora non può uscire, porca puttana. Timmy è sempre affaticato, Ted invece sta bene. Non possiamo farlo uscire. Che cazzo è? È rischioso aprire, perché potrebbero essere banditi, però potrebbero anche essere militari, quindi apriamo. Ora finisce la partita. Giorno 24. Porco il demonio! Guardate Ted! Che cazzo è successo? Sì. Vaffanculo! Si è ammalato aprendo la porta. Non abbiamo il medikit. Timmy ancora non può uscire. Cos'è ora qua? La mappa... Usiamola. Timmy non vuole niente. Ted inizia ad avere fame e vuole anche bere. Porco il demonio. Sta giungendo al termine, secondo me, l'avventura, perché non può uscire Timmy. Ted sta male, non abbiamo il medikit, le risorse stanno finendo. Speriamo di trovare qualcosa. Vuole mangiare Timmy, vuole anche bere. Ted invece sta bene, credo. Si è ammalato anche Timmy, non me ne ero accorto. Ok ragazzi, è la fine. Facciamolo uscire fuori. Ormai che ci andiamo a perdere? Niente. Timmy è morto. È andato completamente a fare in culo. Non tornerà mai più. Addio Timmy. Chissà per quale motivo. Cosa? Dei mutanti? Ma hanno bussato di nuovo alla porta. Apriamo. Può darsi che il fato ci dia una mano stavolta. E che siano i militari. Non sono i militari. Se va a vedere ci hanno anche fottuto qualcosa. Ah, abbiamo avuto una bottiglia d'acqua. Meno male. Cos'è? Allora io non lo so se faccio uscire Ted se perdo. Però penso di no, dovrebbe tornare indietro. Proviamoci, speriamo di non perdere. No ragazzi, pensavo che tornava indietro. Oppure è morto semplicemente. Non lo so. Allora. No ragazzi, ho fatto io l'errore credo. Non dovevo farlo uscire. Per la seconda volta, proprio per ricordare i vecchi tempi del primo video, ho fatto lo stesso errore. Ho sbagliato a fare uscire Ted e abbiamo perso. Vabbè ragazzi, in ogni modo avremmo perso perché Ted era ammalato, non poteva uscire. Timmy era andato chissà dove con dei mutanti. Per oggi terminiamo l'appuntamento. Spero che vi sia piaciuto. Anzi, vi sarà piaciuto sicuramente il ritorno su 60 Seconds. Quindi vi invito a lasciare tanti like. Supportatemi come state facendo con tutti gli altri video. Commentate. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Condividete il video. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ma prima voglio ascoltare un'altra po' la canzone. Va bene ragazzi, ci vediamo. Ciao!